E ti dirò che è stato veramente, ed è e continua a essere una magnifica situazione, e anche lì non sarò mai grato allo psichiatra, a questi ragazzi, per avermi dato la possibilità di scoprire altre cose. Noi viviamo in un mondo, incredibile, in un mondo che è fuori dal mondo, però dentro penso tutta la gente del calcio ha la voglia di dare una mano. Magari molti hanno paura di ricevere delle risposte negative. Un altro ragazzo, penso in questo momento, c'è molta gente attorno che lo sta sorreggendo, è Gattuso. Questo è un altro ragazzo che sicuramente... Sì. Ci sono quei ragazzi che hanno un qualcosa che è facile volergli bene. È come l'amico, no? L'amico che quando litigavamo, c'era l'amico che sorridendo mi diceva ma no, vedrai che ritorna, vedrai di qui, vedrai di là. Ecco, Marco Simoncelli mi ricorda quel tipo d'amico, sempre sorridente, sempre pronti a darti un consiglio positivo. Grazie, grazie Emiliano, davvero tanti auguri, in bocca al lupo per tutto. E un'ultima cosa dopo. Oggi è il compleanno di mia madre, compie 92 anni. Auguri! Come si chiama? Stefana, signora Stefana, tanti auguri da noi di Buon Pomeriggio Italia. 92 anni. Allora, davvero auguri a Emiliano. Io voglio ricordare che proprio da oggi fino a sabato a Via Mecenate, in una galleria.